Siamo tornati finalmente su questo gioco dove possiamo rendere i nostri disegni realtà. Che cosa dovremmo fare oggi? L'ultima volta abbiamo cercato... Sì, abbiamo cercato di fare queste cose. Dovrebbe essere blu. Oh mio Dio, blu è andato in palestra, bro. Ma guarda che muscoli! Scomposti, ma muscoli! Sì, dovremmo cercare... Che sti qua hanno fatto il Rainbow... Comunque, non stavolta il Rainbow Friends, basta il Rainbow Friends. Questa volta dovremmo provare a disegnare e a rendere... rendere reali i mostri di Dors. 5 minutes later. Inizieremo dal nostro amico Rush, giustamente. È uno dei primi mostri che incontriamo direttamente, perché può spanare anche le prime stanze. E quindi andiamo a vedere un pochettino come fare Rush. Allora, se non erro, lui ha tutto un alone nero di puzzo. Ok, quindi facciamo... proprio puzzo. È puzzare, no, più grande facciamo. Ok, no, posso. Ok, al massimo, va bene. Proprio puzzo fetore potente. In questa maniera. Ok, lui è tutto circondato dal fetore nero qua. Perfetto. Che sia oscurità, quello che è, non ne ho la più pallida idea. Ok, sì, direi che ci siamo. Ecco il fetore, ci siamo. Poi più su un grigio, direi di iniziare a fare il suo testone. In questa maniera. Però lui c'ha tipo mascella e il resto sotto distaccato. Quindi dovremmo fare, credo, una roba del genere. Ok. Eccoci qua. Diciamo che qua facciamo gli occhiacci, no? In questa maniera. Brutti. Perfetto. Che così sembra evidentemente la parodia di Rush, signori. Poi c'ha tipo le sopracciglia strane. Non so, sembra uno sketch, uno di quelli strani che trovi sul resto del giornale o qualcosa del genere. E poi vabbè, facciamo con la matita un pochettino più piccola, perché c'ha tipo tutti i ritocchi in giro di robaccia nera in questa maniera. Ok. Vabbè, ne ha diverso, tipo qui, qua sopra. Sì, è la cosa più simile che riesco a fare, credo. C'ha un po' di grigio anche verso i denti, effettivamente. Quindi qualcosa... del genere anche. Giusto a volte ce l'ha un po' di grigio. Ok. The next day. Perfetto. Ma è bellissimo. È stupendo. È la cosa più brutta che abbia mai creato. Insieme a Ciano l'ultima volta. Comunque sì, dopo vabbè, qua c'ha altra robaccia nera qua sulla faccia in questa maniera. Però ci dovremmo essere. Brutto è brutto. Dopo tutto dovrebbe spaventare, no? Ma io non vedere sto coso, no, io non saprei se spaventarmi o ridere effettivamente, però... Ok, sì. Beh, anche lui si è impegnato però questa volta, ha fatto Ciano, più brutto del mio, è più brutto del mio. D'ora in poi quando penserò di essere un brutto artista perché faccio queste cose, penserò a quello laggiù. Facciamo così, oh mio Dio, cosa ha fatto? Nightmare blu questo qui ha fatto. Ok, no, no, sono credo di essere un pochettino meglio, grazie. 5 minutes later. Ok, il prossimo che dobbiamo fare è, ragazzi, il mio migliore amico Sick. Dobbiamo fare Sick. Allora, direi di iniziare con uno stickman. Ok, con uno stickman. Quindi qualcosa così. Ok, con le gambe. Lo facciamo in T-pose, tipo meme. Ok. E qua c'è tipo il suo faccione. Ok, qualcosa del genere. Quindi dobbiamo partire da questo e creare effettivamente Sick. 5 minutes later. Direi che è uguale. È perfetto. Sì, è lui, è assolutamente lui. Poi vabbè, c'ha tipo anche la luce rossa ogni tanto. Però quello è data dalla stanza, il fatto della luce rossa. Però se io la vogliamo aggiungere, qualcosa tipo così effettivamente. Mettiamo qui. Qua. Ok. E anche un pochettino qua sulla testa, tipo dovrebbe averlo in caso. Ok, sì, direi che ci siamo. Applica. È bellissimo, in T-pose. Oh mio Dio, però gli si è staccata una gamba praticamente. Il piede gli si è rotto. Quello ha fatto Ace. Tan 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 tan. Farebbe paura effettivamente. Fammi entrare. Fammi entrare. Ma che cavolo ho creato? Non credo di poter spaventare qualcuno. Vabbè, qua c'è un tizio papera. Non so se faccio più paura io o il tizio papera. Guarda questo qua però, che bello, che bel drago che ha fatto. Carino. Tan 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 tan. Ma io lo so che tutti voi fan di Dors state aspettando anche un altro mostro. In particolare, signori, Figur. Adesso ci dobbiamo occupare di Figur.
Allora, lui come carattere è molto più secco, ok, come personaggio. Allora, mi immagino qualcosa. Allora, intanto così, appunto, perché lui è più secco. Ok, questo facciamo tipo che sia il braccio, secondo me potrebbe andare. Così, ok, l'altro braccio. No, a questo punto lo facciamo in sti qui. Ok, in questa maniera. E qua giustamente poi c'è tutto il testone che ti guarda male. Ok, dovrò partire da questo e riuscire a fare figure. Non so come potrebbe venire fuori. Ok, ok, direi che così si può ragionare. Si può iniziare a ragionare. Adesso facciamo un altro strato, lo mettiamo più un pochettino più in giù. Perché vorrei fare tipo un po' di giallo. Ok, così. Esatto, perché lui tipo dentro c'ha le lampadine. No, aspetta, però magari... Ecco qua. Qualcosa del genere secondo me si può adattare. Perché non credo che abbia altre cose strane. Le sue mani a forma di uncino ce l'ho, i piedi rotondi ce li ho. La cassa toracica così. Cosa ci dovrei mettere? Più schifo intorno? Qualcosa del genere? Aspettate un attimo. Ok, secondo me così può andare. Voilà. Sì, è la cosa... Oh, un topo. Vieni qua, fatti mangiare, topo. Fatti mangiare. Fatti mangiare la figure. Secondo me, boh, avrei potuto fare di peggio. In realtà non mi dispiace per essere fatto così male su Roblox. Se una banconota da 10 dollari ha fatto questo. Secondo me, a me piace. Meglio di altri. So che non ha molto senso, però voglio provare a fare il Guiding Light. E vedete, perché vuoi fare il Guiding Light? Perché... cioè, gli ci vuole un tributo dopo tutte le volte che ci ha aiutato. Allora, andiamo con un bianco. Ecco, così almeno si può effettivamente vedere. Sì, questo è un grigetto, lo so perfettamente. Però... giusto per farlo vedere, in fondo. Ok. Quindi mi immagino un qualcosa così. Andiamo a riempire bene tutto. Perfetto. In questa maniera, dovrebbe andare bene. E poi lui c'ha tipo tutte le lucette che sono su questo colore più o meno. Ok, mettiamo così. E lui c'ha tipo tutte le lucette così. Perfetto. Assomiglia un pochettino ad Ace in questa maniera però. Tipo Ace celestiale, qualcosa del genere. Ok, sì. E lui c'ha tutte le sue lucette in questa maniera. Molto bene. Sì, non credo che ci sia altro perché alla fine... cioè, il Guiding Light è così. Quindi... credo che possa andare così. Non credo che la gente capisca che il Guiding Light è non la versione tarocca di Ace, effettivamente. Però lo diamo per buono, dai. Lo diamo per buono. 5 minutes later. Come ultimo, secondo me, ragazzi, dobbiamo fare Ambush. Allora, Ambush, lui ha un bel faccione per essere. Ha un bel faccione, ma direi di farlo con questo verde qua. Ok, e lo andiamo a riempire praticamente tutto. Facciamo una roba del genere intanto. Che dovrebbe andare. Se io metto un pochettino più di opacità, secondo me, però viene meglio. E allora, così, poi credo che dobbiamo mettere giù. E mettiamo un po' di opacità in questa maniera. Ok. Ma no, forse anche di meno. Molto più opaco, cioè deve essere un pochettino trasparente. Ecco qua. Ci siamo. Ci siamo per la sua puzza che emana quando ci arriva addosso. Direi che così può andare bene. Dopo se c'ha tutto l'effetto glitch, lo so perfettamente, però, raga, non posso fare tantissime cose. I miei gli strumenti sono un po' limitati qua. Ok, ecco qua, così andiamo per la sua faccia, che dovrebbe essere sì su un bianco grigetto, dipende un pochettino dai momenti, secondo me, essendo che cambia in continuazione. Poi andiamo per i suoi occhi, che sono enormi dopo tutto, e c'è anche poco spazio l'uno tra l'altro. Tra l'altro. Quindi andiamo qualcosa del genere. Ok. È così, con poco spazio tra i due. Ok. Sì. Gli occhi ci siamo. E anche la bocca, che è pressoché uguale, però è più ovale. Ecco, già da questo si dice, si capisce che Ambush solamente con queste cose. Poi cos'è che Ambush? Anche tutti i denti intorno qua. Tutti i denti. Ok, sì, sta andando abbastanza bene. E poi ha anche tipo qua, non dico le rughe, qualcosa del genere. Però c'ha questa roba intorno agli occhi, tipo le occhiaie, che non dorme. Spende tutto il suo tempo invece di dormire a andarci addosso. Ecco, una roba del genere. E poi vabbè, sì, c'ha tutto l'effetto un pochettino glitchoso. Quindi io gli direi di mettere uno proprio così, sugli occhi.
Insomma, più brufoli che ci abbia. Ok. E cos'è che manca? Ah, possiamo mettere un pochettino. Però secondo me non viene molto bene. A meno che non lo metto un pochino sull'opaco. Potrebbe starci in questa maniera, perché lui qua ha tipo qualcosa di nero. Quindi andiamo così. Lo mettiamo tipo sotto di due, in modo che è perfetto. E ce l'ha tutto tipo qua, in questa maniera. Sì, sì, direi che ci può stare. Ok, e gli ho messo anche questo contorno con questo nero opaco. Va bene. A me non mi dispiace in realtà, non dico che gli assomiglia, però sicuramente è meglio di altre volte. Sto migliorando. Voilà! Guardalo, proprio brutto. Ci sta, questo coso sì che ti fa riprendere. Questo ha fatto i Rainbow Fiends Megazord. Li ha messi tutti insieme e ha fatto un Ace rosso praticamente. Va bene, va bene. Credo di aver fatto tutti i mostri Dors, o meno quelli dai originali, i più simpatici, diciamo. Non li ho fatti tutti. Però ho fatto quelli più simpatici e conosciuti. Io e questo sgorbio di Ambush, ragazzi, vi salutiamo. Ciao ciao, saluta Ambush. La solita aspirapolvere.